Un saluto a tutti quanti, ai nostri followers che seguono Ponte News. Siamo qui con la nuova trasmissione, già con la seconda puntata, Ponte in diretta. Vi presentiamo il nostro nuovo ospite, un ospite tutto speciale, Gianni Marchisotti, ex educatore professionista, e ora parleremo con lui perché ha presentato un libro. Ora, Buongiorno buongiorno, presenta a tutti. innanzitutto. Vabbè, io sono Gianni Marchisotti, sono nato a Tortona, adesso mi divido fra Tortona e Germania e sono andato in pensione 3 anni fa e adesso mi dedico alle cose che mi piacciono e mi divertono. Perfetto, io volevo chiederti per quanto riguarda il libro che hai presentato, vorremmo condividere con i nostri ascoltatori, gentili ascoltatori, il libro della stessa sostanza dei sogni. Partirei dal titolo, perché si intitola della stessa sostanza dei sogni? Si intitola perché il mio modo di scrivere è un po' surreale, un po' onirico e mi piaceva ambientarlo in un'atmosfera di sogno, diciamo. E il libro consta di una ventina di racconti divisi in 4 sezioni, fra racconti e poesie, veramente. E la prima sezione presenta dei racconti brevi, che è un po' la mia cifra stilistica. A me piace scrivere storie veramente, che però si condensano in poche pagine. E poi contiene anche poesie dialettiche. Le ultime 3 sezioni le ho dedicate più al mio divertimento, mentre la prima parte è dedicata al mio vissuto, alla mia esperienza di educatore. Dove ho scritto dei racconti di assoluta fantasia, che però tengono come punto di riferimento proprio la mia esperienza professionale. Negli altri mi sono divertito, per cui poesie in dialetto, giochi di parole, racconti di sport, che è ancora adesso, ma soprattutto è stato un mio interesse. Molto notevole quello che ha intenzione appunto di condividere con noi e che ha già condiviso in questo libro. Noi siamo per l'appunto anche curiosi di cercare di capire per quanto riguarda invece i giovani. Lei è stato un educatore, quindi immagino che abbia potuto rapportarsi molto anche con i giovani, giusto? Certo, assolutamente, proprio per il mio percorso professionale è stata la mia vita. Io ho fatto l'educatore per 40 anni in un centro che si occupava del disagio sociale e psichico. E per quanto riguarda i giovani, cosa posso dire? Io non sono psicologo, non sono neanche me genitore, però sono stato educatore per 40 anni, quindi posso parlare dal mio punto di vista. Parlando di, credo, i comportamenti più problematici che riguardano i preadolescenti e gli adolescenti, credo, e terrei presente soprattutto del fatto che questi ragazzi sono spugne, nel senso che assorbono tutte le emozioni e tutto quello che trasmette, che vedono attraverso l'adulto e che l'adulto trasmette. Quindi una raccomandazione che mi sentirei di fare nel mio piccolo è che l'adulto deve trovarsi in un'assoluta situazione di benessere quando si mette in relazione con i ragazzi. Più stiamo meglio noi, più trasmettiamo questo benessere e quindi più favoriamo la loro crescita. E direi che Fermo un attimo per fare un'altra domanda, più nello specifico. Volevo sapere, ma per quanto riguarda questo periodo, un periodo molto particolare, e i genitori si trovano parecchio in difficoltà. Noi abbiamo tanti, tanti genitori che ci seguono anche in Ponte News e che stanno seguendo anche la nostra diretta di Ponte in diretta. Volevo sapere, i genitori come devono fare per aiutare i giovani ad affrontare un periodo così difficoltoso come quello che stiamo affrontando tutti quanti? Bella domanda, nel senso che credo che il genitore, cioè sono sicuro che il genitore è il mestiere più difficile del mondo.
cosa dire? L'importante è la relazione, che la relazione consta di due punti fermi, ascolto e dialogo. L'ascolto, secondo me, non deve assumere mai toni paternalistici, perché il tono appunto paternalistico è quello che allontana i ragazzi, è utile far sentire la nostra presenza, cioè noi ci siamo e siamo qui per te, quindi ti vogliamo, siamo disponibilissimi ad ascoltarti, anzi. E il dialogo che anche qui non deve essere mai troppo invasivo, deve essere paritetico, cioè bisogna capire che fa capire che quello che noi facciamo, le regole che mettiamo, eccetera, sono per il bene dei ragazzi, dei nostri ragazzi. Assolutamente. Ha presentato il libro il 3 di luglio, giusto? Sì. Al Circolo di Tortona. Circolo di lettura di Tortona. E presenterà il libro prossimamente il 16 luglio, giusto? No, perché stamattina ho saputo che la data è stata spostata ad agosto. Presumibilmente il 14 agosto dalla Germania. E poi ci sono altri contatti per presentarlo a Villa Romagnano, ad esempio, ancora a Tortona, probabilmente ad Alessandria, però le date le devo ancora definire. Oh, assolutamente, quindi noi aspetteremo sicuramente il 14 agosto a Germania. Perfetto, noi il 14 di agosto saremo lì a ascoltare il nostro bellissimo libro, perché già ci stiamo appassionando a questo libro. E inoltre vorremmo anche sottolineare ai nostri cari ascoltatori che chi voglia acquistare questo libro, come può acquistarlo? Adesso lo trova senz'altro alla libreria Civico 5, che sono le ex paroline, la Tortona e la Porcarelli 5, appunto. Quindi diciamo che qui E poi le mie presentazioni che saranno a cura tramite i social e chi vorrà, e vi ringrazio, parlare del mio libro, saranno a cura informare di volta in volta. 14 agosto a Germania, sicuramente. Perfetto. Al tavolo pomeriggio. Ok, perfetto, ringraziamo Gianni Marchesotti, ringraziamo i nostri ascoltatori, vi ricordiamo che la prossima puntata sarà sempre il sabato, come sempre, la terza puntata, e inoltre vogliamo anche ricordare che noi con Ponte News diamo la possibilità alle attività che vogliono pubblicizzarsi di poterlo fare anche con Ponte in diretta, ma tutto questo ve lo diremo di presenza, quindi recatevi in ufficio via Genova 8 a Pontecuori, provincia di Alessandria, e inoltre potete anche contattarci al nostro numero di telefono 3865-98688. Grazie a tutti, un abbraccio! Ciao!